Altro video, altro smartwatch. Nel corso delle ultime 2 settimane ho portato al polso, nonostante la colorazione rosa, un Qubot W03. Il nome non è particolarmente felice, ma questo è uno smartwatch economico venduto a circa 45-46 euro, dotato di una buona costruzione e di un software così così. Ne scopriamo insieme tutti i dettagli nella recensione completa. Prima cosa da analizzare è ovviamente il contenuto della confezione all'interno della scatola, che è abbastanza voluminosa ma insomma ben realizzata. C'è il classico contenuto che comprende i manuali di istruzioni, un cavetto USB con presa proprietaria per la ricarica che è magnetica e l'orologio. Quindi una dotazione di accessori semplice e completa che ci permette di utilizzare lo smartwatch senza particolari problemi. Per quanto riguarda il design e la costruzione, devo dire che nonostante la colorazione rosa, infatti è disponibile anche in blu e in nero, il Qubot W03 è uno smartwatch davvero ben costruito e ben realizzato. Il design è molto piacevole, come vedete, ricorda un orologio classico e quindi è sempre facile da abbinare per chi ha un abbigliamento formale, ma anche per chi ha un abbigliamento più sportivo. La costruzione è davvero ottima, infatti la cassa è realizzata in alluminio ed ha un feeling premium al prodotto. La superficie invece è coperta da un vetro temperato abbastanza resistente con un buon trattamento oleofobico. Nella parte interna troviamo una scocca in plastica che ospita i vari sensori. Il cinturino è abbastanza morbido ed è in silicone, è sufficientemente lungo, ma forse troppo per piccoli polsi. Infatti, per curiosità, l'ho fatto provare a mia moglie e tende a andare a sovrapporsi nella parte finale, ma insomma è un non problema per chi ha un polso di dimensioni normali. Molto buona quindi la costruzione, da segnalare anche la presenza dell'unico tasto fisico laterale che serve semplicemente per accendere e spegnere il display. Per quanto riguarda l'hardware, il Qubot W03 ha una dotazione di sensori abbastanza completa. Troviamo infatti nella parte interna dei sensori classici: c'è un sensore PPG per la rilevazione del battito cardiaco, il classico sensore per l'ossigenazione del sangue e poi il sensore per la pressione sanguigna. Il sensore per la pressione sanguigna, onestamente, l'ho trovato poco utile ed è un dato difficile da confrontare con strumenti professionali, quindi lo diamo per utile ma non utilissimo. Invece i dati relativi alla ossigenazione del sangue e alla rilevazione del battito cardiaco si sono dimostrati in linea con quelle del mio Apple Watch Serie 6 e anche con quelle dell'Amazfit Bip U Pro che sto testando in questi giorni. Quindi i sensori funzionano bene, le mancanze sono relative al chip NFC che di fatto è impossibile trovare in questa fascia di prezzo e al GPS che non c'è, ma ci viene data la possibilità di utilizzare il GPS condiviso dello smartphone per andare a effettuare un tracking più preciso delle attività all'aperto. Nel complesso, i sensori che sono montati riescono a tracciare bene tutte le attività fisiche quotidiane, quindi abbiamo un report completo di tutto quello che facciamo nel corso della giornata, quindi ci sono i passi, le distanze, le calorie e c'è anche un report completo del sonno. Infatti l'orologio è molto comodo da indossare, l'ergonomia è molto buona grazie al peso ridotto di soli 40 grammi. E quindi è anche agevole e comodo da indossare durante la notte. Oltre a questo va anche detto che l'hardware è IP68 e quindi possiamo utilizzarlo sotto la doccia o in piscina senza particolari problemi. Se l'hardware e la costruzione sono interessanti, meno bene posso parlare del display. Di fatto funziona benone, è un display da 1,28 pollici con risoluzione di 240x240 pixel, ha dei colori accesi e ben bilanciati, ma ha alcuni piccoli problemini. Di fatto manca l'Always On Display, ma è una mancanza lecita in questa categoria di prodotto, ma il problema più grave è che manca un sensore per la luminosità automatica dello schermo. Questo vuol dire che possiamo impostare automaticamente la luminosità del display, dobbiamo regolarla quindi più volte nel corso della giornata. Con la luminosità massima riusciamo ad avere una leggibilità sufficiente sotto la luce diretta del sole nelle ore centrali della giornata, però questa luminosità massima potrebbe abbagliarci di notte e quindi viene un po' forzata nel corso della giornata il cambio manuale della luminosità, che non è sempre piacevole da effettuare, però devo dire che nel complesso il display è bello luminoso e ci sono tantissimi quadranti nelle applicazioni che ci permettono anche di personalizzarlo in maniera importante. Passiamo però a parlare del software, che è il vero punto debole del prodotto. La grafica però è spartana, ma nonostante tutto ci permette di andare a utilizzare tutte le funzionalità dello smartwatch senza particolari problemi.
Ovviamente andando ad effettuare i classici swipe ci viene data la possibilità di andare a gestire la modalità non disturbare, le impostazioni, la luminosità dello schermo, di leggere le notifiche di cui parliamo fra poco, di controllare i dati giornalieri e poi di andare a lanciare tutte le classiche misurazioni di cui vi ho parlato prima e di controllare i dati. C'è anche la possibilità di gestire la musica in riproduzione sullo smartphone, quindi c'è la possibilità di mandare avanti e indietro le tracce in riproduzione, ad esempio su Spotify, su YouTube o su Amazon Music. Oltre a questo, ci viene data la possibilità di sincronizzare le notifiche, di fatto potete ricevere le notifiche sul display di tutte le applicazioni installate sul vostro smartphone, ma non avrete la possibilità di rispondere. Le notifiche sono complete, funzionano bene, non ci sono le emoji, ma insomma arrivano in tempo reale sul nostro polso e funzionano sufficientemente bene. La connessione Bluetooth 5.0 ci permette di avere una sincronizzazione completa e stabile con il nostro smartphone. Sempre dal polso è possibile far partire 10 tipologie di tracking delle attività fisiche differenti. L'ho utilizzato per la camminata all'aperto e per la corsa sul tapirulana e devo dire che funziona bene e, come vi dicevo prima, i parametri sono molto simili a quelli misurati da Apple Watch. Dall'applicazione Glorifit, anche questa un po' più spartana ma decisamente fatta meglio del software dello smartwatch, è possibile controllare tutti i dati giornalieri con i relativi grafici e quindi ci viene data la possibilità di avere un'analisi completa di tutti quelli che sono i dati misurati dall'orologio. Oltretutto, da qui si può far partire l'attività fisica all'aperto con il GPS, che è una funzione molto utile che ci permette di avere un tracking molto più preciso. Ci sono poi le possibilità classiche di andare ad impostare le modalità di accensione del display, il monitor della frequenza cardiaca, le notifiche e tutte le classiche funzioni che siamo abituati a vedere su tutte le app degli smartwatch. Prima di concludere, parliamo di batteria. All'interno di Qubot W03 c'è una batteria da 210 mAh che dovrebbe coprire circa 7 giorni di autonomia, ma di fatto riesce ad arrivare a circa 5-7 giorni di autonomia prima di doverlo ricaricare nuovamente. L'autonomia è più che sufficiente e ci permette di utilizzarlo per quasi una settimana senza particolari problemi. Il prezzo è di 45,99 euro, è in vendita su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione, ed è un prezzo che forse è un po' altino per la qualità generale del prodotto. Se fosse costato 10 euro in meno con questa qualità produttiva sarebbe stato quasi sicuramente un best buy. Arrivando quindi alle conclusioni, posso dire che Qubot W03 è un bello smartwatch, è ben costruito, la scocca in alluminio è molto piacevole e devo dire che lascia un po' l'amaro in bocca, perché con un software più curato, più completo e più moderno avrebbe avuto un impatto completamente differente e sarebbe stato sicuramente uno smartwatch decisamente migliore. Nel complesso è uno smartwatch sufficiente che consiglio di acquistare a chi cerca uno smartwatch più bello che smart. Di fatto è molto piacevole, quindi riesce ad allinearsi ad un abbigliamento moderno ed elegante grazie alle linee minimal. Lo consiglio quindi a chi cerca un bell'orologio ma con delle funzioni smart non troppo avanzate e con un software, diciamo, basic. Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio qui sotto in descrizione il link per l'acquisto su Amazon, la recensione completa e tutti i nostri canali social. Vi ricordo che trovate in descrizione anche il nostro canale Telegram con delle offerte su prodotti tecnologici che vi faranno risparmiare tantissimi soldi. Non dimenticate di mettere un bel mi piace sul video e di iscrivervi al nostro canale. Grazie e alla prossima!